Sei tu, Atreus? Ehi là, laggiù! Ehi! Ti è tornato il buon senso? Sì, cioè, non cambio idea. Ha! Ma hai dei dubbi? Ehi! Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo, ma in ogni caso continua così e potresti avere anche quelli. Sì, quella è la porta. Ehi, Freya! Cosa? Non posso far visita a una vecchia amica? Non c'è nulla di male, no? Cioè, dai, solo perché sono responsabile della morte di tuo figlio non significa che... Ok, giusto, magari questo è meglio non ricordarglielo. Come dici, Freya? Perché porto al collo la freccia che ha ucciso tuo figlio? Questa è un'ottima domanda. Io... sono spacciato. È il momento. Freya! Dovevi restare con Sindri. Aspetta! Basta! Tuo padre, dove si trova? Non è qui! Ti ha mandato lui? No! Lui non lo sa! Non dovevi venire. Ha ucciso mio figlio. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Tu non lo faresti! Scommetteresti la vita? Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Mentre ci pensi, perché non mi liberi e ti dico perché sono venuto? Se vuoi che risparmi tuo padre, fiato sprecato. Il suo destino è segnato. Tu sai chi ha la colpa di tutto quanto. Non posso avvicinarmi a Odino. E non ne ho bisogno. Il Ragnarok lo prenderà. Ah sì? E se io ti dicessi che è venuto a Midgard? È venuto da noi. Ci ha offerto la pace se non l'attacchiamo. Dice che il Ragnarok è scongiurato. Lui mente. Può darsi. Se conosci la profezia di Groa, sai che parla di un esercito di giganti. I giganti attendono la guerra Jotunheim. No, io ci sono andato. Non c'è un esercito di giganti. Non ci sono giganti. Tranne me. Tu? A Jotunheim abbiamo saputo la verità. Mia madre era l'ultima guardiana dei giganti a Midgard. E questo non è tutto. Ci sono profezie dei giganti su di me. Loro mi chiamano Loki. Penso che forse si aspettino che io li aiuti a fermare Odino in qualche modo. Ma dato che i giganti sono morti e tu non affronterai Odino, ha già vinto lui. Perché non combattiamo insieme? Ora tu puoi lottare di nuovo! Sono ancora a pezzi! Va bene. Va bene. Ma abbiamo trovato Tyr. Forse se tu
gli parlassi. Tyr è vivo. Sì. L'abbiamo fatto fuggire da Svartalfheim. È impossibile. I nove regni sono preclusi a tutti. No. Abbiamo aperto una strada. Ma non sappiamo come procedere. Se ci alleassimo tutti insieme. Ora basta. Basta! Lascia questo posto. Vai e non tornare più. Vattene prima che cambi idea. Non aspettarti la stessa clemenza per tuo padre. Ok, non sono morto, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo, ma non lo ammetterò mai a Sindri, mai. Per fortuna amo arrampicarmi. Grazie, Ymir. Stai bene. Com'è andata? Iniziavo a pensare che... Sindri, te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso che ci aiuterà. Dov'è la tua collana? Oh, stavo pensando e me ne sono liberato. L'ha presa lei, vero? Oggi era il tuo giorno fortunato. Allora dimmi, come ci si sente a farsi guidare dal caos? Io... L'avevo appena sistemato! Ho ancora qualche asso nella manica. Se hai bisogno di me, mi trovi qui. Schiaffa! Oh. Incubi! A me viene da vomitare! Orvauta! Lo riparerò più tardi. Usciamo da qui prima che qualcos'altro cerchi di ucciderci. Sì, buona idea. Odio dovertelo chiedere. Ne parleremo con tuo padre? Visto che sei stato sincero e tutto. No, ti ucciderebbe. Bene. A proposito di sincerità, vorrei la tua opinione su qualcosa. Oh, non smettono mai. Sugli alberi! Ok, torniamo alla torre di Alfheim. Dicevi?
Molto prima che tu nascessi, ci fu un incidente alla fucina. Brock morì. Non potevo accettarlo. Così andai al Lago delle Anime ad Alfheim per riportarlo indietro. Legioni di anime provarono a fermarmi. Le sento ancora strisciare sulla mia pelle. Il fatto è che riuscii a recuperare solo 3 delle 4 parti della sua anima. Sindri. Brock ha sempre pensato di essere rimasto svenuto. È da allora che gli mento. Il pensiero mi tormenta. Devi dirglielo. Hai il diritto di sapere. Quando arriverà il momento? Come farai tu con tuo padre? Non è la stessa cosa. Davvero? Ora? Scappa! Comunque, hai fatto del bene. Hai salvato Brock. Io ho causato problemi. No. Ho fatto una scelta che non mi aspettava. In che senso una scelta? Io non potevo restare solo. Gli altri nani, quando l'hanno visto, ci hanno evitati. Così ci siamo trovati una nuova casa. Beh, il passato non si può cambiare, ma non deve definire chi sei. Torniamo a casa prima che mio padre si svegli. Potrebbe essere l'idea migliore di tutta la notte. A tre. A tre? È un... Sta zitto. Quindi non posso darti un soprannome? Ah, era un soprannome. Oh, come vuoi, Locke. No, così è peggio. Ah, mi è bastato dirlo una volta. Bene. Andiamo? Odio arrivare a mani vuote. Dopo l'enorme fallimento con Tyr, volevo solo... Frena, piccolo Jotun. Ok, magari Tyr non è come te l'aspettavi, ma un fallimento. Lo hai salvato da un destino terribile. Non è poco. Ehi, forse alla fine potrà esserci d'aiuto. Forse. Ma mio padre non continuerà così per sempre. Probabilmente ha già scelto il nostro prossimo nascondiglio. Beh, non peggioriamo le cose facendoci beccare. Appena arriviamo, coprirò le nostre tracce vicino al passaggio e andrò sul retro e tu comportati normalmente. Ma presto! Non è il rischio a preoccuparmi. Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare. Mi fido della loro saggezza. È come se ascoltassimo direttamente la loro voce. Sicuro che i giganti non consiglino la guerra? Io li ho definiti saggi. Nella mia esperienza significa essere pacifici. Oh, fratellino! Visto? Te l'avevo detto! Atreus, dove sei stato? A fare pipì. Spero che siate affamati! Ho una fame. Vi siete riposati quanto me? Scendo subito giù. Questa è una salsiccia. Certo, non lo vedi? Prima il cibo era più buono. Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto. Cosa? Atreus, abbiamo la prossima mossa. Oh, ma allora dove andiamo?
Ad Alfheim, la casa degli elfi. Alfheim? Tu odi Alfheim, perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni. L'altare di Groa, ragazzo. Tuo padre dice che l'hai trovato lì. Groa? La custode del sapere? Oh, forse c'è un segreto che posso svelare. Già, chi meglio di colei che ha visto tutto? Non sapevo se tu... No, niente. È fantastico. Alfheim. Ehi! Non scordatevi questa, vi ci porterà! Sapete cosa? Costruirò un tavolo più grande. Ce n'è di più per me. Tyr, vuoi davvero venire con noi? Sì, quando sei pronto. Anzi, quando tuo padre è pronto. Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi, è il minimo che posso fare per sdebitarmi. Inoltre, penso mi farà bene rivedere la luce di Alfheim. Dietro di te! Ci vediamo tra poco al passaggio, amici. Signore, vi dispiace se vi do una sbirciatina? Prometto che sarà breve. Bontà divina, che fisico poderoso! Capace di una straordinaria varietà di atti di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Questo profumo delizioso... È ciò che penso. Scusate l'intrusione. Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento. Se tu sei Ratatoskr, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga. Oh! Ma hai detto bene, sono proprio Ratatoskr. Quello che conosci come Ratatoskr è solo uno dei miei aspetti spettrali. E uno particolarmente cattivo, per giunta. Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito, Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, da fare! Suppongo che c'era da aspettarselo. E comunque, adesso che l'ho ripulito di tutta la resina... Rivolete indietro il seme? È un seme. Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. Ah, è per questo che a Mastro Brock serviva un seme di Alfheim. Avete affari importanti. Mentre viaggiamo, potresti raccontarmi la storia della tua visita al Regno degli Elfi? Sì, certo. Alfheim è stato il nostro primo viaggio tra i regni col tuo tempio. Freya voleva unirsi, ma Odino le ha lanciato un incantesimo. Non può lasciare Midgard. È terribile. Poi ci siamo fatti strada contro degli elfi scuri per raggiungere la luce. Interferendo nella guerra degli elfi? Non per scelta. Dovevamo riempire il Bifrost e ci hanno attaccati. Gli elfi scuri la stavano coprendo con una roba d'arnia. Dopo averla liberata, gli elfi chiari sono tornati. Ad Alfheim le cose sembravano migliorate. E ora? Thank you.
Alfheim. Da quanto tempo? Da qui non saprei dire dove si trovi il tempio, ma è lì che giace l'altare di Groa. Il Fimbulwinter è stato forte qui ad Alfheim. No. Le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Il deserto vivente. Era pieno di vita una volta. E musica. Il canto delle sabbie si chiamava. Ma ora è solo un'altra vittima della guerra. Fermo. Sento qualcosa là fuori. È grosso. E soffre. Il nostro obiettivo è il tempio, non il deserto. Eccolo, il tempio della luce. L'altare di Groa è in cima. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No. Il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Il fratello di Freya. Sì. Lui però è di una stoffa diversa. C'è una barricata. Cosa sono quelle rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Sono rare, impiegano millenni a formarsi. È splendido. A volte la luce di Alfheim si lega a una roccia, cristallizza e cresce come muschio su un albero caduto. Una vera meraviglia dei nove regni. Sapevo che potesse farlo. Nella recinzione c'è un buco. Ah, ingegnoso. Abietto, a sinistra! Esploderà! Il fratello di Freya, com'è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. Hai raccontato come la pace finì non appena se ne andò? Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Basta, vi prego. Non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. In arrivo, da dietro! Abbiamo liberato noi. Schialba! Perché ci attaccate? Vi abbiamo aiutati! Atreus, concentrati! Io odio Alfheim! Dietro di te, in arrivo! Che peccato! Ci hanno attaccati loro! Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo? Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo, credo. No. Sei solo ottimista. È così alto.
L'altra volta siamo arrivati dalla Cina. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sicuro. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, sfortunatamente ora... per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio? Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere! Bravo, Atreus. Entriamo? Cosa ci fa la statua di un elfo scuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Luce solida. Alcune cose non cambiano mai. Sì. La pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile? Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa. Wow! Ah! Ah! Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già, è colpa del Fimbulwinter. Rende la luce instabile. Quindi il fondo del pozzo di luce è il lago delle anime? Sì. Dopo la creazione dei nove regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. Molti diventarono dipendenti dal loro nuovo potere. Così nacquero gli Elfi Chiari. A proposito di Elfi Chiari... Lascia che gli parli di nuovo. Potrebbero... Meglio lasciarli fare come stanno facendo. Schiaffa! Povere anime. Strano. Hanno attraversato i ponti di luce, che ora però sono spariti. Ho un'idea per attraversare. Per fortuna, pur avendo rinunciato alla violenza, può ancora distruggere qualcosa. Di qua, l'altare ci attende. Il tempio è diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni, sembra. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Altri elfi chiari.
Me ne occupo io. Forse non è una buona idea. Ehi là, amici, salve! Non vogliamo farvi del male! Tyr! Indietro! Elfo chiaro a sinistra! Quelli chiari vogliono sfruttarle ancora. Sì, è esattamente così. Ma allora, chi ha ragione? Non è. E non sta a noi deciderlo. È un conflitto elfico. Ho detto la stessa cosa quando eravamo ad Alfheim. Ok. Un sacco di porte di luce. Fortificazioni. Già, non vorrei che gli elfi scuri prendessero il controllo. Ora possiamo proseguire. Alla tua destra! In arrivo! A destra! Vi lascio fare. Elfo chiaro a sinistra! Schi Alfa! Occhio a destra! Oh!
dall'altra parte. Wow, Tyr salta bene. Questo mistico non ci vede. C'è della pietra crepuscolare. Possiamo proseguire di qua. Padre, di qua! Arrivano. Fate ciò che dovete. Canna di luce, in arrivo! Schiaffa! Impressionante! Chissà come creano questi ponti di luce. Guardate questa statua, questi cristalli. Li ho visti anche addosso agli elfi. Ah, i cristalli creano ancora i ponti di luce e ora gli elfi chiari li indossano. Intelligente. Ci siamo quasi. Permetti? No! Inizio a credere che gli piaccia vandalizzare cose. Tra un po' lo vedremo rompere anche i vasi. Continuiamo? A sinistra, in arrivo! Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è della pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. Pensi sia possibile impedire agli elfi di combattere tra loro? Se Freyr non avesse abbandonato il regno, forse ci sarebbe la pace. Ora. La colpa è davvero solo di Freyr. Questa guerra ha avuto inizio molto prima di lui. Ma lui poteva guarire questo regno e porre fine alla guerra. Ha fatto una scelta. Quella sbagliata. Forse per Alfheim, ma non per lui. Beh, abbiamo tutti il diritto di seguire la nostra strada, a prescindere dalla destinazione.
Vedo qualcosa lassù. Lo scudo si è mosso. Tyr, qui l'ultima volta abbiamo ucciso i re degli Elfi Scuri. Un peccato. Mi chiedevo cosa fosse successo a Spartaliath. No! Abbiamo dovuto. Ma quando è morto ci ha detto che stavamo dalla parte sbagliata. Capisco.